A Castronovo di Sicilia, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, la due giorni dell'edizione 2024 di AgriCastrum. Gaetano Ravanà. Tonino Rizzico è il manager della DVP Solar in Sicilia. Diciamo che questo appuntamento è importante perché voi state lavorando molto sull'agrofotovoltaico e poi c'è anche il discorso della lavorazione della lana. Sì. Buongiorno a tutti, noi saremo presenti con la nostra società a un evento importante, quello dell'AgriCastrum, il 31 e l'1, 31 agosto e 1 settembre a Castronovo di Sicilia. Parteciperemo con la nostra società, la DVP Solar, dove avremo la possibilità di avere appunto uno stand dove poter, diciamo, interloquire con gli operatori agricoli del settore, presentare i nostri progetti agrivoltaici che stiamo sviluppando su tutto il territorio nazionale e nello specifico anche sul territorio regionale. Il sabato, giorno 31, alle 16 vi aspettiamo nell'area convegni, dove appunto presenteremo il progetto Farm, che è un progetto appunto di agricoltura connesso con l'attività agrivoltaica, e avremo il piacere di condividere i nostri, diciamo, progetti anche con il professore Matteo Bognano del Dipartimento di Agraria della di Reggio Calabria e anche il presidente della rete ovinicoltori siciliani, il dottore Torso, nostro partner DVP, in quanto siamo appunto i nostri progetti che stiamo sviluppando agrivoltaici sono connessi con l'attività pastorale, quindi l'attività zootecnica. Abbiamo molte cose da raccontarvi. AgriCastrum, diciamo che è un evento, questo è il secondo anno che noi partecipiamo come DVP Solar, è un evento molto importante e di anno in anno l'abbiamo visto crescere moltissimo. Siamo contenti di, appunto, di essere presenti ad AgriCastrum e di incontrare tutti gli amici e persone che vorranno, solo curiosi di appunto conoscere il mondo dell'agrivoltaico in Sicilia. Una fiera appunto ideata per l'amore dell'agricoltura in Sicilia, per incentivare e invogliare i giovani a farne parte, e stiamo lavorando in questi giorni proprio per la terza edizione di AgriCastrum, che sarà il 31 agosto, l'1 settembre a Castronovo di Sicilia, sulla strada statale 189. Diciamo una manifestazione che anno dopo anno riscuote sempre più consensi, ma soprattutto anche la partecipazione dei produttori. Possiamo dire sicuramente che stiamo avendo abbastanza soddisfazione, visto il fatto che il primo anno c'erano 15 concessionari, al secondo ne abbiamo raggiunte 25, quest'anno avremo più di 50 espositori. Quindi possiamo dire che sarà un evento abbastanza grosso quest'anno, dove abbiamo la possibilità di assaggiare prodotti tipici del territorio, convegni da parte dell'istituzione regionale e non, prove in campo dove possiamo testare appunto le attrezzature agricole direttamente sul campo, quindi provarle con mano e saperne parlare appunto prima dell'acquisto. Abbiamo anche attrezzature industriali, abbiamo attività produttive, prodotti proprio enogastronomici qui dal territorio. Sicuramente saranno due giornate da non perdere, quindi vi aspettiamo il 31 agosto, 1 settembre, sarebbe sabato e domenica, per trascorrere due giornate insieme e divertirci.